Ciao ragazzi, mi chiedo scusa se non sarò troppo attivo in questo video, ma questa notte non sono stato bene, forse si vede anche dalla faccia un po' così che ho in questo momento e quindi non sono nelle migliori condizioni possibili per svolgere questo servizio. Ma ci proviamo lo stesso perché c'è una notizia di calciomercato da commentare, una notizia di calciomercato che potrete leggere tranquillamente su OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, è gratis e in questo periodo di pausa nazionali ci aiuta a capire che cosa sarà la Juventus del futuro, perché mancano veramente pochissimi momenti, pochissimi giorni, pochissimi mesi all'inizio del calciomercato invernale. Tra l'altro c'è il discorso legato al rinnovo di Dybala, cerchiamo di capire se riusciamo a farlo entro dicembre e poi se ci saranno dei movimenti in entrata e in uscita per quanto riguarda dei giocatori che o non fanno più la differenza nella Juve oppure potrebbero arrivare per dare una mano a Massimiliano Allegri. La notizia principale che possiamo dare in questa giornata è la seguente: la Juventus sta valutando concretamente la cessione di un calciatore, in particolare nella finestra di mercato invernale, un centrocampista, Aaron Ramsey. Si sta provando veramente di tutto, perché Ramsey comunque ha diverse offerte, ci sono diversi club interessati a tesserare Aaron Ramsey, ma nessuno di questi vorrebbe riconoscere una parte alla Juventus per il cartellino. Non sarebbe un problema per la Juve, poiché Ramsey è arrivato a parametro zero, permetterebbe alla Juve di liberare uno slot appunto per andare ad acquistare un nuovo calciatore e soprattutto ci darebbe la finalmente possibilità di liberarci di uno stipendio ingombrante di quasi 7,5 milioni di euro all'anno, che si traducono in 15 milioni di euro che la Juventus tutti gli anni sborsa per mantenere Ramsey all'interno della rosa. Questo cosa significa? Che se riusciremo a risolvere in maniera consensuale il contratto di Aaron Ramsey, ecco che inizia ad avere possibilità, c'è eventualmente uno spiraglio per poter sognare l'acquisto di un centrocampista già nel mercato invernale. Il problema è che Aaron Ramsey in questo momento dalla Juventus pretenderebbe una buona uscita e quindi si sta trattando, ci stanno provando, vogliono capire come andrà. Sicuramente la Juve non è interessata a tenerlo in rosa e se dovesse esserci la possibilità di farlo partire, quella è la porta Aaron. Un altro giocatore con un punto interrogativo sopra è Adrien Rabiot. Stesso discorso per Ramsey, arrivati a parametro zero nella stessa estate e ora Rabiot è richiesto, ha qualche richiesta e la Juventus non vede l'ora eventualmente di creare una plusvalenza. Avendo pagato zero per il cartellino, qualsiasi cifra permetterebbe alla Juventus di segnare un bonus a bilancio. Un giocatore che fino adesso non ha convinto con nessuno, bene o male, dei tre allenatori, sebbene l'anno scorso con Pirlo sia stato probabilmente il miglior centrocampista della stagione juventina, però Rabiot non è un must nel centrocampo della Juventus, nonostante in questo momento Allegri lo stia utilizzando con regolarità in quell'ibrido esterno-sinistra, mezzala, insomma, lo sappiamo come stiamo giocando, lo sappiamo dove sta giocando Rabiot e sappiamo anche che probabilmente in questo momento non sta dando, appunto, il francese in quella posizione, i risultati che ci aspettavamo o dei quali possiamo essere soddisfatti. Il problema è che cedendo uno tra Ramsey o Rabiot, e teniamo d'occhio McKennie perché quello è l'unico vero centrocampista in grado di fare cassa, il nome in ingresso è quello di Axel Witsel del Borussia Dortmund, un giocatore che sicuramente oggi non è più giovanissimo, un calciatore che non fa battere il cuore dei tifosi juventini e per il quale anch'io sinceramente mi sto facendo due domande. Poi il mio non è mai un processo alle intenzioni, non sono contentissimo del nome di Witsel, dovesse arrivare Witsel lo sosterrò perché sarà un calciatore della Juventus, sperando che possa poi dare la giusta causa, il giusto apporto alla Juventus, alla stagione della Juventus, che possa dare qualcosa in più in un centrocampo che fino a questo momento non è nemmeno andato malissimo, ma ci stiamo veramente accontentando di livelli molto molto bassi. È un po' il discorso che ho fatto con Pjanic quest'estate. Pjanic c'era un altro nome che non avevo in testa, non volevo acquistare, assolutamente no, però era saltato fuori, gli ultimi giorni di mercato poteva essere un'occasione, l'avrei accettata proprio per un discorso di ehi, guarda che centrocampo c'è, uno come Pjanic, sicuramente una mano te la dà, ma non è che sono qua a dire ullalà, che bellezza. Ecco qua però devo mettere un veto. Non possiamo fare un grandissimo contratto a Witsel, non possiamo riempirlo di soldi, non possiamo fargli guadagnare, che ne so, 6, 7, 8 milioni di euro, perché allora che senso ha cedere uno tra Ramsey e Rabiot se comunque lo stipendio rimane molto alto? Poi magari Witsel si rivelerà essere migliore degli altri due, non lo so, non ne ho idea, ripeto, lo ribadisco, non fa battere troppo il cuore. Però un giocatore con un'età così avanzata, dare uno stipendio così alto, sembra quasi non voler imparare dai propri errori. Qualcuno potrà dirmi, ma come Agnelli, post eliminazione con Lione nell'anno di Sarri, è andato a conferenza stampa davanti ai microfoni a dire che d'ora in avanti la Juventus avrebbe acquistato solo giovani. Che non è proprio così, e
in quel momento Agnelli andava a sottolineare come l'età media della rosa della Juventus fosse una delle più alte in Europa e anche il monte ingaggi molto molto elevato per quella che era l'età media. Ora in questa slide vi metto le varie età medie di tutte le rose della Juventus dall'ultimo di Allegri fino ad oggi, quindi i 3 anni di Ronaldo più la stagione in corso. Come potete vedere, c'è stato il picco massimo di età media nell'anno di Sarri. Poi l'anno scorso con Pirlo abbiamo abbassato tantissimo, quest'anno qualcosina in più, ma veramente di poco, nonostante sia uscito Cristiano Ronaldo e sia entrato Ken, per dire, quindi anche solo questo cambio ha abbassato terribilmente l'età media. Di fianco invece vi metto l'età media dei titolari, cioè gli 11 giocatori che hanno giocato più minuti in quelle stagioni, comprese quelle di quest'anno. Quindi potete vedere un po' come sono state gestite le squadre con Allegri, Sarri, Pirlo e a seconda dell'annata della rosa che avevano a disposizione. I giocatori in comune sono questi, sono Szczęsny, Pinsoglio, Chiellini, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala. Perché è importante sottolinearlo? Perché negli ultimi 4 anni questi ci sono sempre stati e questi anno dopo anno hanno aggiunto un anno alla loro carta d'identità. Quindi sono gli unici sui quali possiamo ragionare negli ultimi 4 anni. Poi alcuni si può andare ancora più indietro, non Bonucci che l'anno prima era al Milan, ma tanti altri sì. Comunque questi sono i giocatori che negli ultimi 4 anni non hanno mai lasciato Torino. Per dire, Rugani, De Sciglio l'anno scorso non erano con Pirlo, quest'anno sono tornati, però un anno l'hanno saltato. Quindi questo è quanto. Non sarei felicissimo di Witzel, però una cessione di Ramsey e di Rabiot la troverei sacrosanta. L'unica cosa è, io capisco il colpo in extremis, l'ultimo giorno di mercato perché diventa un'occasione, ma se a novembre iniziamo a parlare di Witzel come colpo, come giocatore che arriverà effettivamente a Torino per il mercato, significa che è premeditata questa cosa. E poi ci si parla di Tchouaméni, però questo per giugno sembra sempre più complicato farlo a gennaio, anche se non è per niente impossibile. A giugno si sta parlando anche di Pogba, io vi rimando a un video che ho fatto qualche tempo fa. Non ho veramente più voglia di parlare di Pogba perché mi sembra un ripetere sempre le stesse cose, quindi vi rimando semplicemente all'ultimo video che ho fatto sull'argomento, nel quale comunque dico proprio tranquillamente che non mi sembra impossibile pensare a Bruno Pogba alla Juventus per motivi che vado a spiegare là. Per quanto riguarda l'attacco, Dusan Vlahovic è sempre il nome caldo e attenzione perché ultimamente, nelle ultime ore, è saltato fuori un altro nome, un altro classe 2000, un altro attaccante. Stiamo parlando di Julian Alvarez dell'Argentina, che ha vinto la Coppa America anche quest'estate appunto con la sua nazionale. Lui gioca nel River Plate, è un calciatore che, da quanto ho letto su Twitter, tra l'altro era stato messo nella lista dei giocatori interessanti eventualmente in caso di un ritorno di Higuain in Argentina proprio al River Plate. Poi non se n'è fatto nulla perché Higuain è andato in MLS all'Inter di Miami, però era uno dei giocatori sui quali la Juventus avrebbe avuto piacere di metterla a prelazione proprio perché lo considerava interessante. In questa stagione probabilmente è esploso, dato che in campionato in 16 presenze ha segnato 15 reti per un totale di 40 presenze e 19 gol nella stagione 2020-2021, e quindi capite bene che ora un giocatore del genere che in Argentina ha giocato molto bene, sta facendo molto bene, è ancora molto giovane, diventa appetibilissimo per le big europee, quindi anche per noi, un po' la storia di Caio Jorge, che per quanto non sia ancora stato strettamente utilizzato, che non sia stato ancora considerato pronto, io ve lo ripeto ancora una volta, nei prossimi giorni, nelle prossime partite, soprattutto nella partita con la Salernitana, che è quella magari un po' più abbordabile, spero di vedere un Caio Jorge titolare e comunque spero di vedergli fare un bel pezzo di partita, anche eventualmente in Serie A contro l'Atalanta e contro la Lazio, se magari dovesse essercene bisogno o se Morata non si rivelerà all'altezza. Quindi spero che inizi a entrare sempre più nelle rotazioni, anche perché tra poco tornerà Ken, quindi ci sarà ancora meno spazio per il brasiliano, che per quei pochi minuti che l'abbiamo visto sembra essersi mosso bene. Non sono qua a chiedere che diventi titolare, però un po' più di spazio sì, perché sennò poi diventa davvero poco logico andare a cercare altri profili non più brasiliani ma argentini. Poi è vero che non è il discorso di lavorare con i giovani, dipende anche con quali giovani lavori, perché magari uno è più pronto, uno no, però
sarebbe anche ora di iniziare a dare un minutaggio più adeguato a un giocatore che si è dimostrato interessante appunto come Kai Horgan. E niente ragazzi, per oggi è tutto, vi ricordo che ieri io, Kinoshi e Colpo Gobbo abbiamo fatto uscire una chiacchierata di una trentina di minuti qua sul canale, se usciranno altre notizie ci vedremo con un altro video, in caso contrario vado a letto a riposare perché ho veramente la testa che mi scoppia, sto malissimo.